Buongiorno ai lettori di Vercelli. Oggi abbiamo il piacere e l'onore di essere qui con tante personalità che festeggiano insieme a noi un evento importante per la città, il meritato riconoscimento di Vercellese dell'anno all'avvocato Roberto Scheda. È la 54esima personalità che riceve questo premio dalla famiglia Varslesa. Sentiamo una sintesi di qualche istante delle motivazioni del premio da parte del presidente Pierluigi Bruni. Grazie, benvenuti a tutti voi. Per me è un piacere e un onore essere presidente della famiglia Varslesa e consegnare il 54esimo Vercellese dell'anno. Di anno in anno ci rendiamo conto che Vercelli è una città meravigliosa, può esprimere dei personaggi meravigliosi. Io ho il piacere e l'onore di conoscere Roberto Scheda da almeno 50 anni e ho sempre apprezzato il suo impegno sia professionale che nel mondo del volontariato, nel mondo del darsi agli altri. C'era una vecchia regola che mi diceva mio padre che è così bello poter dare e non dover ricevere. Auguri Roberto. Grazie. Pensiamo che il primo cittadino di Vercelli, Mauro Forte, sia orgogliosa di essere qui oggi anche per tributare il giusto riconoscimento a una persona che per molto tempo ha amministrato il comune con onore e con impegno. Io mi complimento prima di tutto con la famiglia Varslesa per la scelta, perché individuare come Vercellese dell'anno l'avvocato Scheda è stato per la nostra città un valore aggiunto, perché Vercelli, come è già stato detto, è una città che ha grandi potenzialità e che deve sempre più valorizzare quelle che sono le figure che danno lustro alla nostra città, in città e fuori città. Dico questo perché, conoscendo l'avvocato Scheda, devo dire che è molto apprezzato dai vercellesi, ma non solo, proprio perché il suo curriculum è un curriculum molto ricco che lo vede protagonista di attività a Vercelli, attività professionale, attività politica, attività nel mondo del volontariato, attività amministrativa. È importante anche l'esperienza romana, perché la sua esperienza da senatore ha fatto sì che potesse spendere il nome di Vercelli fuori e portare un valore aggiunto a Vercelli. Ma voglio aggiungere un altro aspetto: al di là della figura che ha dimostrato un impegno importante politico, amministrativo, professionale, io voglio sottolineare l'avvocato Roberto Scheda, uomo, che ho potuto apprezzare l'umanità, la correttezza, la dedizione per il bene comune. Io con lui ero seduta sui banchi dell'opposizione e quando lui da assessore dialogava con me ha sempre dimostrato questa apertura che io ho preso come esempio, perché è importante quando si amministra non alzare delle mura, bensì essere disponibile al dialogo con tutti nell'interesse della città, e questo per me è stato un grande esempio e per questo ti ringrazio. Grazie al sindaco. Adesso la parola al festeggiato. Naturalmente, siccome il presidente Bruni si è guardato alle spalle e ha visto i decenni che sono scorsi, qualcosa del genere capita anche a me. Ricordo dell'avvocato Scheda, che è un avvocato penalista affermato in tutta Italia, fra i più famosi e meritatamente conosciuto come professionista, ma gli esordi dei nostri ricordi sono riferiti alla sua attività bancaria. Fu presidente della Cassa di Risparmio di Vercelli per molti anni e mi ha colpito sempre una idea guida dell'allora un po' polveroso mondo bancario che lui voleva riformare, coniando questo slogan per dire di un attaccamento alle radici ma di una proiezione verso il futuro della banca locale: sempre più cassa, sempre più banca. Anche per ricordare insieme il comune amico Dario Casalini, vuoi magari, salutando i nostri lettori, dire qualcosa di quegli esordi, di quell'epoca? Sarà una delle prove, questa di oggi, tra le più dure della mia vita. Non lo dico né con enfasi né con retorica. Si tratta del compendio di rappresentare il compendio di 48 anni di attività nei vari e disparati e nelle disparate sedi in cui ho operato. Certo, lo diremo anche alla gente, perché fa onore alla città di Vercelli. Ringrazio il presidente Bruni, ringrazio il sindaco per la sensibilità usata nei miei confronti
anche in questa occasione e per le vostre generose espressioni, così come saluto tutti i vostri lettori e chi ci sta vedendo. Il problema che ho più a cuore è che negli anni 80-82, nella veste di vicepresidente nazionale delle casse di risparmio, il nome di Vercelli ha avuto una sua presenza nella riforma delle casse di risparmio, trasformazione in società per azioni, poi i cosiddetti matrimoni tra le banche, divisione tra fondazione e attività bancaria. Questo lo dico perché è un vanto di Vercelli, in quanto allora relatore a Taormina nel congresso nazionale fui proprio io. Quindi questa è una soddisfazione che voglio condividere col mio sindaco, con la città e con tutti voi. Questo è un premio alla città che viene dato a me e che mi fa forse capire che anche qualcosa ho fatto per la mia gente, per questa meravigliosa città. Grazie. Grazie e arrivederci su Vercelli oggi.